noi di Games Village piace narrare belle storie. Fiabe che terminano alla grande, possibilmente con un frizzante e vissero tutti felici e contenti. Quello di Need for Speed Hot Pursuit è proprio un racconto così, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Anni in cui i videogiochi non erano ancora un fenomeno di massa e i titoli di guida erano materiale per gente dal cuore costruito con pistoni e grasso. Anni in cui la serie Need for Speed raggiungeva il suo apice con i due Hot Pursuit, prima di trasformarsi da gioco di corse a gioco di macchine e tuning, perdendo buona parte della sua identità. La redenzione della serie era già cominciata nel 2009 con l'ottimo Shift, ma è con questo nuovo Hot Pursuit che il percorso giunge finalmente a compimento. Il merito principale è di Criterion, una software house che ha nel pedigree tutta la sequela dei Burnout, titoli di corse adrenalinici e spettacolari che hanno coinvolto milioni di giocatori in incidenti mozzafiato e rincorse all'ultimo treno di gomme. Dentro a Need for Speed Hot Pursuit, di Burnout ce n'è parecchio, a cominciare proprio dallo stile del motore grafico e dalla frenesia degli eventi, strutturati in modo da tenere sempre il pilota virtuale sul chi va là, in una continua tensione tra joypad e televisore. Criterion è riuscita anche a recuperare tutto lo spirito dei vecchi Hot Pursuit, da cui non è un caso che questo gioco abbia ereditato il nome. Il nuovo Need for Speed mette in campo il dualismo tra il gruppo di ricercati che si dedica a gare clandestine nella contea di Seacrest e la polizia locale che cerca di fermarli con ogni mezzo possibile. Al giocatore viene lasciata l'opportunità di percorrere le due carriere, saltando comodamente di palo in frasca grazie a una pratica mappa dove selezionare alternativamente le missioni dell'una o dell'altra fazione. Essere gatto o essere topo, alla fine della fiera conta poco. Ciò che conta, invece, è che ci si diverte sempre, qualsiasi sia la tipologia dell'evento al quale si partecipa. Se il piacere è lo stesso, diverso è l'approccio che deve essere messo in pista a seconda della maglia che si indossa. I poliziotti, ad esempio, possono chiamare a sostegno in numero limitato posti di blocco o elicotteri, così da ridurre ai fuggitivi le possibilità di farla franca. Ugualmente, entrambe le fazioni possono stendere strisce chiodate sull'asfalto, così da rallentare l'avversario quel tanto che basta per terminarlo a suon di sportellate. I carrozzieri della contea ovviamente ringraziano sentitamente. Va detto che, almeno inizialmente, le vetture a disposizione hanno la tendenza a essere pesanti e troppo inclini al sovrasterzo. Fortunatamente non ci vuole poi molto a sbloccare le prime macchine dalle alte prestazioni, dove il feeling con la vettura cambia totalmente, permettendo al giocatore di controllare con maggior soddisfazione derapate e accelerazioni in uscita di curva. La splendida campagna single player diventa però un mero esercizio di stile quando si scoprono le prelibatezze del multiplayer. Criterion ha messo in piedi un vero e proprio social network chiamato Autolog, un luogo virtuale dove tenere monitorato ogni progresso dei giocatori presenti nella nostra lista amici. In questo modo, la condivisione dell'esperienza ludica diventa totale e vi ritroverete quotidianamente a soffrire perché qualcuno vi ha sorpassato in classifica in un evento particolare o perché avrete continuamente respirato il gas di scarico di qualche impudente ragazzino in una gara online. Un multiplayer strutturato in questo modo è il vero valore aggiunto di Hot Pursuit, che riesce a fare community molto più di qualsiasi altro titolo di corse pubblicato in precedenza, tipo Blur per esempio. Il comparto tecnico, come da tradizione Criterion, è eccellente. La sensazione di velocità è resa alla grande, così come sono splendidamente rappresentati alcuni effetti, come la riproduzione del bagnato sull'asfalto o l'illuminazione dinamica all'interno delle gallerie. Esattamente come accadeva in Burnout, l'azione è talvolta inframmezzata da alcuni secondi in cui una sorta di rallenti cinematografico interviene a sottolineare i passaggi più importanti. Si tratta di momenti in cui non si può far altro che guardare, ma che servono a prendere fiato tra una sportellata e l'altra, oltre a rappresentare un vero e proprio marchio di fabbrica di Criterion. Hot Pursuit, insomma, se ancora non l'avete capito, ci ha convinti pienamente. Lo stile Burnout è sapientemente mescolato ai profumi impolverati dei classici Need for Speed, proponendo qualcosa di vecchio e al contempo di fresco e moderno. Si tratta, insomma, di una storia da lieto fine, come piacciono a noi di Games Village. Fatelo vostro e vivete felici e contenti.